Questa è la quarta tappa del Cammino dei Fari in Galizia, da Lace ad Arou. Lasciato il paese, si prosegue sulla destra verso la scogliera di Falesie, per poi risalire verso il faro. Questa è la ruta dei percebe, ovvero i molluschi che crescono in abbondanza sulle scogliere della Galizia. Sotto al cimitero si può visitare la spiaggia dei cristalli. In realtà sono cocci di vetro levigati dalle onde. Dopo l'unica salita impegnativa della giornata si arriva in un bellissimo punto panoramico sopra questa spiaggia. Questa tappa del Cammino dei Fari ci porta ad attraversare una moltitudine di paesaggi differenti che vanno dalle lagune alle dune di sabbia. In quest'area protetta si cammina sopra passerelle di legno ammirando la bellezza delle fioriture. Dopo la pausa pranzo nell'area picnic di Mordomo, continua il nostro Cammino dei Fari in un luogo spettacolare. Qui le rocce hanno assunto delle forme molto particolari che ricordano delle teste giganti. Il paesaggio rimane bellissimo per un lungo tratto e si passa anche sopra alle levigate pietre della scogliera, facendo naturalmente molta attenzione. Si arriva così nel villaggio di Cameie, che è famoso per aver ospitato per anni un eccentrico personaggio, Man. In fondo al paese si può vedere questo giardino delle sculture, mentre al centro del villaggio si trova il museo a lui dedicato. Ad Arou termina questa tappa e qui ho assistito a un matrimonio con suonatori di cornamusa e personaggi vestiti con i costumi tradizionali.